settimanale presentata da Domus Arredamenti. Cucine, zona giorno, zona notte, camerette, bagni, qualità e design. La rassegna stampa dell'Informatore. Questa settimana iniziamo subito con la prima notizia, aprendo il giornale con un titolo molto forte in prima pagina: Genova, la rinascita, Vigevano, la decadenza. E le ragioni di tutto questo è perché mentre da ieri a Genova è iniziata la ricostruzione del ponte Morandi, a distanza di 414 giorni dalla strage del 14 agosto dello scorso anno, invece nella nostra città abbiamo un ponte in attesa di un futuro che tarda ad arrivare. Nel frattempo l'area del cantiere è aperta al pubblico e le recinzioni sono state divelte e si può tranquillamente arrivare sino sotto la sede stradale da completare, alla faccia della sicurezza. Tra la fine dell'anno e l'inizio del 2020, una rete di 140 telecamere coprirà la nostra città, a partire dagli ingressi sino al centro storico e scuole comprese. Ultimo tassello sarà poi la zona ZTL, per la quale è necessaria una revisione di permessi. I nuovi occhi elettronici consentiranno non solo di verificare se chi vi transita è autorizzato, ma anche tutti i percorsi effettuati. La scorsa settimana avevamo parlato della proposta di abbattere l'ex macello di Piazza Volta, avanzato dal Comitato Intercategoriale, e questa settimana sono già sorte le prime dichiarazioni. Una battuta sarcastica arriva dal consigliere di opposizione ed ex sindaco di Vigevano, Valerio Bonecchi, che dichiara che più che un vuoto urbano, temo si possa creare un vuoto cosmico. Drastico invece il PD, che dichiara: siamo pronti ad incatenarci. A correre per conquistare il 45% di ASM Energia, che sarà ceduto dall'attuale socio privato, ci sono più candidati. Oltre al gruppo friulano Blu Energy, che si è fatto avanti da tempo, se ne sono aggiunti altri inerenti al settore. E si parla anche di un interesse di A2A, il colosso del settore energia rifiuti. Da metà novembre partiranno finalmente i lavori di ristrutturazione della palazzina di Viale Montegrappa, dove hanno sede gli uffici territoriali di ASST e ATS. L'iter burocratico è durato oltre 5 anni, ma il problema è dove collocare ora gli uffici. Se per AST si sono individuati spazi in municipio, invece per ASST ancora si stanno valutando delle soluzioni. E prima di concludere, l'ultima notizia è iniziata a Milano e si concluderà nella giornata di venerdì la 97esima edizione di Linea Pelle, la più importante fiera internazionale dedicata al settore della pelle, accessori e componenti legati al comparto moda. Nei padiglioni di Fiera Milano Rho vi sono anche una ventina di espositori vigevanesi e lomellini. Nella mattinata di mercoledì vi è stata anche la visita del sindaco Sala e del vice sindaco Andrea Ceffa. Settimanale è stata presentata da Domus Arredamenti. Cucine, zona giorno, zona notte, camerette, bagni. Qualità e design al miglior prezzo.